Secondo il database National Missing and Unidentified Persons, finanziato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, ogni anno scompaiono più di 600.000 persone di tutte le età e vengono ritrovati circa 4.400 corpi non identificati. E sebbene la maggior parte dei casi di persone scomparse venga risolta in tempi relativamente brevi, nel 2012, per esempio, sono stati denunciati 661.000 casi di questo tipo, dei quali 659.000 sono stati risolti entro un anno. E sebbene nell'ultimo decennio il numero di casi di questo tipo sia notevolmente diminuito grazie all'evoluzione dei mezzi di comunicazione, che ha determinato il moltiplicarsi delle possibilità di mantenersi in contatto gli uni con gli altri, attualmente negli Stati Uniti rimangono aperti oltre 17.000 casi di persone scomparse e 13.000 casi di corpi non identificati. Uno di questi potrebbe appartenere alla protagonista dell'inquietante storia che sto per raccontarvi. E utilizzo il condizionale perché nulla che riguardi il caso di scomparsa di cui parleremo in questo video sembra avere dei contorni chiari e netti, in grado di lasciarci anche con la più piccola delle certezze. Torniamo quindi nel 1989 e cominciamo dal principio. Questa è la misteriosa storia di Joanna Lopez. È la mattina del 14 gennaio 1989 e immediatamente dopo gli annunci di pubblico servizio trasmessi come ogni mattina dall'emittente televisiva affiliata alla NBC WMAQ appare un annuncio tanto strano quanto inquietante che rimarrà fisso sullo schermo per ore fino al termine della mattinata. Un annuncio silenzioso accompagnato da un'immagine decisamente disturbante. This is WMAQ-TV, Channel 5, NBC Television in Chicago. We now leave the air and wish you a pleasant good morning. A differenza di altri annunci di questo tipo, che generalmente sono corredati da ulteriori informazioni come l'età, l'altezza, il peso e gli eventuali segni particolari della persona scomparsa, quello di Joanna Lopez non presenta alcun dettaglio, nemmeno il più basilare. Abbiamo solo un nome, un numero di telefono e una foto. Una foto a bassissima risoluzione che sembra addirittura un'immagine fotocopiata. Una foto che non lascia intravedere alcun dettaglio che possa facilitare i telespettatori nell'aiutare la polizia a ritrovare Joanna. Non c'è possibile intuirne neanche lontanamente l'età o l'etnia, e sullo schermo, per tutta la durata dell'annuncio, non ci viene comunicato altro, se non una certa inquietudine che quell'immagine quasi spettrale è in grado di trasmettere. Chi è Joanna Lopez? Perché il suo annuncio è andato in onda ininterrottamente per ore? Perché chi la sta cercando non si è preoccupato di fornire ulteriori informazioni alla stazione televisiva? E perché quella foto, nel quale l'aspetto di Joanna ci appare così poco chiaro? Il mistero è destinato ad infittirsi. Nel 1991, infatti, a 2 anni dall'annuncio della scomparsa di Joanna, l'immagine perturbante apparsa nel 1989 sugli schermi dell'emittente televisiva con sede a Chicago viene misteriosamente trasmessa un'altra volta sempre dalla WMAQ per circa 10 secondi.
Joanna è quindi scomparsa una seconda volta? Oppure si tratta semplicemente di un errore di trasmissione commesso dagli addetti ai lavori della stazione televisiva? Nonostante l'immagine del 1991 sia di qualità leggermente migliore rispetto a quella del 1989, anche in questa occasione è di fatto impossibile intuire quali siano i tratti somatici di Joanna, la sua età e l'etnia di appartenenza. Anche in questo caso nessuna voce fuori campo interviene per fornire ai telespettatori dettagli sulle circostanze della scomparsa della donna. E anche stavolta sullo schermo appaiono solo un nome, un numero di telefono e la solita immagine incomprensibile e inquietante accompagnata da un rumore bianco. Quando e dove è stata avvistata Joanna l'ultima volta? Che abiti indossava? Ma soprattutto, Joanna, esiste? A distanza di 30 anni, alcuni utenti di Reddit si sono fatti carico della vicenda, al fine di scoprire cosa si nasconde dietro a questi due silenziosi e inquietanti annunci di scomparsa avvolti nel mistero. E hanno quindi avviato una vera e propria ricerca sulla base delle pochissime informazioni a disposizione. Il numero di telefono, oggi inattivo, all'epoca degli annunci era associato all'ufficio minorile del Dipartimento di Polizia di Chicago. Questo lascia quindi presupporre che Joanna fosse una bambina o tutt'al più una teenager. Ma ricercando nei vari database di persone scomparse presenti sul web, il nome Joanna Lopez è introvabile. Non esiste nessuna bambina o ragazza minorenne denunciata come scomparsa a Chicago o nell'intero stato dell'Illinois tra il 1989 e il 1991. Non esiste alcun fascicolo di scomparsa riconducibile a questo nome. The Doe Network, un'organizzazione no profit fondata nel 1999 da Jennifer Marr, collabora da anni con le agenzie investigative al fine di collegare casi di soggetti non identificati a casi di persone scomparse rimasti irrisolti, in modo tale da poter restituire un nome a quei corpi la cui identità non è mai stata scoperta. Sul sito dell'associazione vengono quindi creati fascicoli sia per le persone non identificate che per quelle scomparse, con tanto di dettagli circa le stime fisiche dei soggetti e le circostanze della scomparsa, degli avvistamenti e del recupero dei soggetti non identificati. Forse Joanna è uno di quei corpi? Forse Joanna potrebbe essere una delle tante Jane Doe registrate come decedute e seppellite con questo nome fittizio attribuito a tutti quei corpi ritrovati senza vita e non identificati? Secondo l'utente di Reddit Proud Evening Star, Joanna potrebbe essere la Jane Doe numero 276, vittima di omicidio ritrovata in un vicolo dietro la South Champlain Avenue il 24 maggio 1994, nuda dalla vita in giù ad eccezione di un calzino, con una cicatrice di 15,24 cm sull'addome e delle smagliature che indicano una possibile gravidanza. Colui che venne accusato del suo omicidio affermò che la vittima stava lavorando come prostituta. Ma Joanna Lopez, semplicemente, potrebbe non essere mai esistita. Potrebbe essere un'entità astratta esattamente come Selene Delgado Lopez, il personaggio immaginario inventato di sana pianta dall'emittente messicana Canal 5 per alimentare l'aura di mistero e inquietudine che avvolgeva il programma al servizio della comunidad. E che con Joanna Lopez ha tantissime cose in comune. Ma se nel caso di Selene l'inesistenza del soggetto scomparso è una certezza, nel caso di Joanna è una delle tantissime ipotesi. Joanna, infatti, potrebbe essere ancora viva e trovarsi chissà dove.